Il Corpo dei Vigili del Fuoco compie 80 anni di vita, una presenza importante sul territorio che viene ricordata in tutta Italia in questi mesi e che fa tappa anche a Verona. È una manifestazione itinerante che si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale per rimarcare alcuni eventi che sono accaduti nelle varie regioni o nel giro d'Italia. Quindi L'Aquila per il terremoto, il Veneto è stato interessato da quella famosa tempesta del Vaia e quindi si è stato deciso di passare da Verona. In Piazza Bra, veronesi e turisti hanno potuto ammirare i mezzi storici dei Vigili del Fuoco che risalgono a prima della Seconda Guerra Mondiale e che sono stati preziosi strumenti di soccorso in varie emergenze. Si tratta di una parte dei mezzi custoditi nella Galleria Storica del Corpo a Mantova. Vede una 507 Fiat di colore verde. Perché è verde? Perché per mimetizzarla un pochino durante il periodo bellico, perché tutte le macchine erano, cioè era stato detto che dovevano essere verdi per una questione mimetica. Poi abbiamo una Fiat Spa, ed è un'autopompa, anche questa, e poi dopo abbiamo la Fiat 502, che è del 1922, che è la più vecchia che abbiamo qua, è la più anziana. Poi abbiamo l'autoscala qua dentro, che è un Alfa Romeo 500, ed è del 1936. Stessa data, il sidecar qua, di produzione Gilera. Dagli incidenti stradali alla tempesta Vaia, l'impegno attuale di questo corpo nazionale va ben oltre la prevenzione e il rischio degli incendi. Nuove sfide, è tutto quello che la società purtroppo ci fa trovare all'interno di quello che è lo scenario di qualsiasi tipo di intervento. Se prima lo scenario era soltanto il fuoco, adesso invece lo scenario è molto vasto e quindi dobbiamo impiegare la tecnologia anche sugli interventi e quindi nuovi sistemi di spegnimento, nuove attrezzature, nuovi mezzi. E i Vigili del Fuoco, magari un po' più nuovi, più giovani per quello che riguarda il Corpo Nazionale.